Buongiorno Cristina, dove ci trovi? Sventagliata di quello che ci aspetterà. Buongiorno, buongiorno. Eccola. Centro sportivo comunale di Pietralata, siamo ai blocchi di partenza in onore di Rosolino e il centro è gestito dall'Unione Italiana Sport per Tutti e qui i costi energetici davvero sono alle stelle. Vi presento intanto l'ospite Simone Menichetti, appunto le bollette non ce la fate più a pagarle, come quanto sono salite? In un flash, sì, Cristina, poi torniamo da te tra pochissimo. Complessa E quindi è un problema davvero grosso per far proseguire l'attività sportiva, insomma. E i ragazzi sono tantissimi in piscina. Sono circa 800, un migliaio qui, sì. E allora, a voi. Intanto grazie per questa presentazione. Allora, abbiamo messo un piedino in acqua, Massimiliano, sì, quell'impianto lì a Pietralata dove c'è la nostra Cristina Conforti. Ci torniamo, Cristina, con il tuo imprenditore che ci stava raccontando di quanto è difficile andare avanti e garantire la possibilità di fare sport anche ai giovanissimi. A tanti giovani davvero qui nel quartiere, è una sorta di presidio sociale questo centro, ci sono più del 60% sono giovanissimi sotto i 18 anni, ecco, stanno cominciando ad arrivare chiaramente gli adulti a quest'età. Simone Menichetti, che è il presidente appunto della WISP Lazio e WISP Roma, gestisce questo centro. Le bollette, mi dicevi, sono raddoppiate per quanto riguarda l'elettricità e ancora peggio per il gas, dacci qualche dato. Sì, nel caso dell'energia elettrica, che poi purtroppo è il miglior caso, parliamo di aumenti che vanno dal 50 al 60%, quindi le nostre stime ci parlano di una spesa che nella stagione 22-23 aumenterà da 50.000 euro annui a oltre 100.000 euro annui per l'elettricità. E questo è il miglior caso. Il gas è purtroppo ancor peggio, abbiamo 6-7 volte, dipende da zone e dai contratti, 6-7 volte il costo dello scorso anno. 0,84 a 2,60 metro cubo. Sì, purtroppo è così. E ovviamente basta questo per far comprendere che per un impianto come questo, che fa dell'apertura dello sport per tutte e per tutti, la propria mission, il proprio punto di riferimento, il proprio obiettivo, diventa difficilissimo restare in piedi, sopravvivere a tutto questo. Perché scaldare appunto una piscina come questa non è semplice, ma anche provare ad abbassare di un grado, dicevamo, o cercare di ottimizzare i costi non vi aiuta, rischiate proprio di chiudere. Sì, diciamo, inseguire gli aumenti che sono avvenuti, gli aumenti con cui ci troviamo a che fare con questi interventi è davvero svuotare il mare con un cucchiaino, diciamo così. È molto molto complesso, sono interventi che possono darti un minimo di beneficio ora ma non sul medio lungo periodo, occorrono interventi concreti, reali e strutturali. Allora, Cristina, tutto con l'ora solare e col passaggio insomma all'ora legale. Conforti, torniamo da te per davvero un flash in chiusura. Abbiamo sentito di tutti i problemi, se non arriva un intervento del governo, il tuo imprenditore già ce l'ha detto, si va verso una chiusura, un razionamento, che cosa c'è all'orizzonte? Dei licenziamenti? Anche in termini esatto di personale, qual è l'orizzonte, il rischio? Beh, noi ce la metteremo tutta ovviamente per proseguire l'attività cercando di fare il possibile. Ovviamente qui lavorano 8 dipendenti, decine e decine di collaboratori sportivi che insegnano le discipline più disparate e ovviamente il rischio di una ricaduta sociale di tutto questo è altissimo, anzi forse per certi versi lo stiamo già vivendo. Noi proveremo tutto quello che è nelle nostre possibilità ovviamente per continuare, ma il rischio è veramente alto. Di chiusura o di tagli è molto concreto? Di chiusura, di tagli o di fermo delle attività. Che sono tante anche per disabili, specifichiamo, in questo centro. Sì, in questo centro c'è molta attività per le diverse abilità, sia qui in piscina che nelle altre aree, nella arrampicata, nel pattinaggio, ma insomma in generale questo impianto è un presidio sociale del quartiere e della periferia est di Roma anche per questo. Grazie. Grazie. Sì, speriamo che riesca a rimanere aperto. A voi. Ce lo auguriamo tutti. Grazie Cristina Conforti, grazie al tuo ospite.